L'indice di contagio sotto la lente degli esperti in questi giorni, da questo dipenderà la riapertura delle regioni. Siamo in collegamento con Carlo Signorelli, professore del San Raffaele di Milano e componente del Comitato Scientifico di Regione Lombardia. Un indice che, sono proprio notizie di questi minuti, è salito 0,9, di poco al di sotto di quell'1 che preoccupa tanto. Sì, però anzitutto gli indicatori sono 21, tengono in considerazione aspetti legati alle nuove infezioni, ai tamponi effettuati, alle diagnosi confermate, ai posti letto occupati in ospedale, ai posti di terapia intensiva, cioè esiste una griglia molto variegata, che deve essere valutata nel suo insieme. Anche perché sappiamo che il dato che sarebbe il più semplice da capire, da elaborare anche fino alla proiezione, è un dato che risente dei molti casi che non sono sintomatici. Dobbiamo anche ricordare che questo è un indice che si calcola ex post, quindi se anche vedessimo oggi un dato, come probabilmente è, leggermente aumentato, tutto ciò deve essere retrodatato di almeno 2 settimane e quindi addirittura in un periodo antecedente alla grande riapertura del 18. Quali sono allora i dati secondo lei invece più importanti da guardare? Secondo me, per valutare se c'è una ripresa epidemica, gli accessi ai pronti soccorsi e la gravità della patologia. In questo momento stiamo vedendo pochissimi accessi a pronto soccorso, al punto che siamo tornati per l'emergenza respiratoria a livelli pre-epidemia, quindi alla metà di febbraio, e il tasso d'occupazione dei posti letto, perché quando le persone stanno male vanno in ospedale. Lei ritiene che il virus sia mutato, sia diventato meno aggressivo? I colleghi microbiologi e virologi dicono di no, quindi genetico uguale, coi passaggi nell'uomo potrebbe essersi attenuato per adattarsi all'organismo umano, che è una tecnica di sopravvivenza di una specie. Nessuno elemento di mutazione, però le forme cliniche sono diverse. A volte l'epidemiologia mette prima in evidenza l'effetto e poi va a ricercare la causa. Dobbiamo temere una seconda ondata in autunno? Se anche tutto andrà bene adesso, ci potrà essere un rischio della seconda ondata in autunno. Se saremo bravi, come lo siamo stati più o meno tutti fino a quando si sono mantenute le chiusure, direi che questo rischio è molto, molto ridotto.